in questi ultimi 20 anni è l'idea, diciamo così, del disabile come eterno bambino, come abbiamo detto. Allora, siamo qui con Riccardo Bianchi al workshop del convegno Ericsson sull'abitare, sulla casa, appunto un progetto abitativi per le persone disabili. Anche a Rimini c'è un progetto di questo tipo che da qualche tempo si sta strutturando. Riccardo, ce ne puoi parlare? Sì, diciamo che, se non ho sbagli i conti, sono 7 anni che stiamo un po' lavorando sui progetti di vita indipendente. Attualmente abbiamo 3 momenti. Progetti di vita indipendente che non è detto che poi finiscano necessariamente con l'abitare in casa, perché l'abitare in casa purtroppo non è per tutti i nostri ragazzi, però probabilmente per molti di più di quanti potremmo immaginare. Quindi diciamo che c'è una prima fase, un progetto che si chiama In Riviera Tutto l'Anno, che ultimamente sta spingendo molto su costruire prime esperienze di vita indipendente, quindi con un percorso che abbiamo chiamato fine settimana di autonomia, dove si fanno dei fine settimana auto-organizzati con un supporto continuo di educatore e rivolti, diciamo, all'età dell'adolescenza, 18, 15, 18, insomma, più o meno in giro lì, o quando non c'è un'età stretta, no? È più una questione di poter fare o di essere giusti per. E successivamente c'è un percorso invece che si chiama La Casa per Noi, dove progressivamente, sono percorsi che durano anni, non è che ci stiamo una settimana e siamo a posto, e si vive, si sperimenta l'appartamento, il distacco dalla famiglia per periodi inizialmente di qualche giorno, con un supporto educatore che all'inizio è completo e che poi via via diventa sempre meno presente. L'ultimo passo, diciamo così, che abbiamo attivato ed è partito adesso a gennaio, è quello che invece ha previsto l'apertura di un appartamento dove 4 ragazzi stanno sperimentando un distacco dalla famiglia più impegnativo. E stanno lì per periodi di 2-3 settimane con un supporto educatore, anche qui limitato, di poche ore al giorno. E quindi diciamo che è un percorso progressivo, percorso che però purtroppo per compiersi veramente apre questo grande problema del lavoro, perché l'affitto, cioè un conto è imparare ad andare a stare da soli ed è bellissimo, ma poi la casa bisogna mantenerla, bisogna pagare l'affitto, le bollette, e purtroppo qua ancora da fare ce n'è una quantità. Riccardo, te sei vicepresidente dell'associazione Crescere Insieme, ma sei anche il papà di Matilde, una ragazza speciale che immagino sia dentro anche lei questo progetto. Ci puoi raccontare quello che può essere il discorso formativo per quanto riguarda coinvolgere le famiglie in questo passaggio educativo di crescita del loro figlio? È un percorso anche questo lungo e complicato. Matilde ha 13 anni, ormai 13 anni, quindi ancora, diciamo, è in una fase precedente, no? Di costruzione delle autonomie più semplici o in qualche modo. Poi se ne parlava in questi giorni del controllo, dell'autodeterminazione, di tutte queste robe qua. Però è chiaro che è un percorso che non può essere limitato solo ai ragazzi, perché comunque anche le famiglie devono essere pronte a lasciare andare i propri figli. Se è difficile lasciare andare i propri figli, quelli che, diciamo così, siccome non si sa mai come chiamarli, si dice a sviluppo tipico, no? E quelli che non rientrano per motivi vari in situazioni di disabilità certificabili, diciamo così, è ancora più difficile lasciare andare un figlio che tu vedi e che tu sai essere vulnerabile, soprattutto in un contesto sociale complicato come quello che stiamo vivendo adesso. E è un percorso che si fa con il tempo, però è un percorso che deve andare parallelamente. Inizialmente, diciamo così, in una prima fase l'avevamo, non dico dato per scontato, no? Però davamo per scontato che il fatto che noi tutti credessimo fortemente in questo progetto dava per scontato il fatto che saremmo stati pronti a lasciare andare i nostri figli. Quando poi invece è stata ora di lasciarli andare, abbiamo visto, ma anche prima in realtà, ci siamo resi conto che non era così, e già da alcuni anni abbiamo iniziato ad affiancare ai percorsi di autonomia per i ragazzi dei percorsi educativi di formazione per le famiglie, perché comunque
cioè poi non è che le famiglie sono sempre campate per aria, molte delle preoccupazioni che hanno sono legittime, però poi sono anche cose affrontabili in realtà, no? Quindi è un lavoro che va di pari passo e uno senza l'altro non ci sta.